Benvenuti a bordo, viaggiatori, sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione poco tempo per troppo maltempo, quindi un episodio più breve del solito. Voglio parlarvi di un progetto che è stato pubblicato su YouTube da pochissimi giorni, un progetto che è un fan film dedicato all'universo di Ghostbusters, un progetto italiano che è bellissimo. Sto parlando di Real, a Ghostbusters Tale. Prima di continuare, link del film sul doobly-doo è sulla scheda. Andate e guardatelo, è veramente divertentissimo, ci sono tantissimi cameo molto particolari, ci sono tantissime citazioni a quello che è l'universo di Ghostbusters, c'è una trama degli effetti speciali che sono veramente incredibili, è molto 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 bel fatto, non è un fan film realizzato da due ragazzini in camera da letto, tutto il contrario, pur essendo un prodotto amatoriale, un prodotto realizzato senza nessuno scopo di lucro, è un prodotto che mostra delle grandissime professionalità, ha ottenuto il benestare della Ghost Corps, che è questa unità della Columbia Pictures, che riconosce gli elementi che sono realizzati come dell'universo di Ghostbusters. Ovviamente non fa parte ufficialmente dell'universo, ma è comunque un prodotto, come ripeto, di altissimo livello. È una storia molto carina, molto graziosa, è sviluppata veramente benissimo, e richiama tantissimo il mondo di Ghostbusters in tante piccole e grandi cose, è anche dedicato alla mancanza di Harold Ramis, e quindi è dedicato un po' a quello che è tutto il mondo di Ghostbusters, tutti i fan di Ghostbusters, ma anche a chi sono stati gli attori, a chi è stato il cast originale di Ghostbusters, ed è veramente qualcosa di bellissimo, quindi non posso fare altro che dirvi andate a guardare questo film, perché è eccezionale, merita tantissimo, diffondetelo da tutte le parti, facciamo vedere che questo film merita veramente, e se avete apprezzato Ghostbusters, se avete apprezzato la saga dei due film di Ghostbusters, apprezzerete sicuramente questo film, che è legato all'universo di Ghostbusters, è una produzione fan-made, ma è una produzione fan-made, come ripeto, di altissimo livello, con degli effetti speciali incredibili, con dei contenuti eccezionali. Ancora complimenti a tutti quelli che hanno lavorato al film, ancora complimenti a Edoardo Stoppacciaro, che ha avuto l'idea di realizzare questo progetto pazzesco, e a Marco Fumarola e Fabio Cavalieri, che hanno lavorato assieme a Edoardo e hanno lavorato tantissimo per ottenere questo risultato incredibile. Va bene, ragazzi, io sono Grizzly, questo era Diario di Viaggio on the road, vi ringrazio, vi invito a mettere pollice in alto, condividere questo vlog, ma soprattutto andate a condividere Real, a Ghostbusters Story, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!